Sanremo e Sanremo. Doc. Perché Sanremo e Sanremo. Doc. Doc. Perché Sanremo e Sanremo. Doc. Buonasera. Buonasera. Cosa ci canti? Uomo del futuro. Uomo del futuro, Pino Russo! È come un film, la nostra vita, il tempo passa e non si ferma mai. Gente che ride, gente che piange, chi fa l'amore, altri la guerra. Servirebbe meno odio per cambiare il mondo, un po' più d'amore per fermare la guerra, un po' più d'amore per fermare la guerra. Fermare quel fucile. Uomo contro uomo, padre contro figlio, per quello che muore l'altro piangerà per il dolore. Non è la razza, non è la religione che può dividere un popolo. Ascolta la voce del vento. Tu, solo tu, uomo del futuro. Fermare quel fucile. Tu, soldato, non sparare, non vedi che sta uccidendo la tua immagine. Scarica il fucile, distruggi quel cannone. L'uomo del futuro sei tu, ascolta la voce del vento. Bravo Pino! Grazie. Bravo. Vieni Giuseppe, vieni che ti aspettiamo. Yolanda, puoi dare il microfono a Giuseppe? Puoi dare il microfono? Grazie. Che brava Valletta. Allora, il brano che tu ci canti si chiama... I tuoi silenzi. Parlaci un po' di questa canzone. Beh, una canzone di un amore perduto che uno vorrebbe di nuovo ritornare a riviverlo. Riguadagnare, riconquistare. O riviverlo, dei momenti felici. Ecco. Bene, allora intanto vi lascio con I tuoi silenzi di Giuseppe Pellino e poi parliamo un po' di te. Sì. Grazie. Un applauso. Dalle persiane filtra nuova luce, una giornata incerta come le altre. Comunicarmi solo io non posso, e poi sparire come niente fosse.
i tuoi silenzi, i tuoi silenzi non li posso odiare, perché mi danno, perché mi danno spazio immaginare. Se tu rimani sempre indifferente o cerchi pace e fuggi inutilmente, c'è aria di tempesta quotidiana, tutti i giornali hanno da raccontare. Mi muovo in fretta tra colori grigi, perché la fretta non mi fa pensare. I tuoi silenzi come lame al vento spaccano l'aria, e tutto quello che si muove intorno, i tuoi silenzi. Rapine, un raggio che non scalda e non dà lacrime. Vorrei un prato di nuvole, correrti allegramente e dirti che sei importante. Adesso invece sei impercettibile. Cose, scrivendo le parole tue in note, ci sarà tempo per recuperare, un nuovo giorno ci saprà stupire. I tuoi silenzi sono fari spenti, non hanno voce, non sanno darmi una spiegazione. O sei tranquilla e non ti importa niente, o nel silenzio curi le ferite. Non si può restare ad aspettare, è sempre una ripresa e ripartenza, centimetri di spazio e di conquista, il ritmo della vita non aspetta. I tuoi silenzi sono vane forme, colori astratti, pastelli spenti dall'indifferenza, i tuoi silenzi. Rapide, un raggio che non scalda e non dà lacrime. Vorrei un prato di nuvole, correrti allegramente e dirti che sei importante. Adesso invece sei impercettibile. Bene, senti, ma Giuseppe Bellino chi è? Sono io. Questo lo sapevamo. Però è Salvo Marletta l'autore della canzone. Sì, ma io volevo appunto chiedere qualcosa io, di te. Sì. Sono io. Sei tu. Io ho cominciato praticamente a salire sul palco 4 anni fa. Prima ero un poco... Però ti muovi bene, sai, così. Fai scena, ci stai bene sul palco. Sì. Quindi sembra anche più tempo in realtà. Ho vinto il primo festival 4 anni fa, poi ho vinto altri festival e poi adesso sono arrivato qua. Visto? Questa, e ci prova uno a l'età, però ci prova sempre. Tentar non nuoce, sempre e comunque. Sì?
Tentare non nuoce sempre. Sì, no, però è sempre una bella emozione, un'esperienza nuova e sempre va avanti così. Esatto. Mai mollare, mai andare dietro. Fare o non fare, non c'è fare. Provare. Questa è una citazione di Star Wars, però va bene. Bene. Va bene. Allora, salutiamo Giuseppe Bellino e chiamiamo Grazie. Sul palco Giusy. Il microfono alla nostra Yolanda. Grazie. Eccoti, ma tu canti una canzone meravigliosa. Cosa canti tu? Yolanda, dai il microfono. Canto una cover di Baglioni, Avrai. Che bella che è. Perché proprio questa canzone? Perché mi è sempre piaciuta e mi piacciono le parole che Baglioni dedica al figlio e quindi l'ho ascoltata sin da piccolina e quindi oggi vorrei cantarla. Bene, proprio un'ottima scelta. Allora, vi lascio Giusy con Avrai di Baglioni, un applauso! Grazie. Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grilli e stelle, storie fotografate dentro un album, rilegato in pelle, toni di aerei supersonici che fanno alzare la testa, e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrei un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare e pantaloni bianchi da tirare fuori. È già estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide pescatori di telline, e neve di montagna e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare. Avrai una donna, acerba un giovane dolore, e ali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. E avrai una sedia per posarti ed ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso. Ti fermerai sognando e avrai la stessa mia triste speranza e sentirai di non aver amato mai abbastanza. Se amore, amore, amore avrai. Quando viene sera e cento ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca, un po' di tosse, Natale e agrifoglio e candeline rosse. Avrai un lavoro da sudare, mattini fradici di brividi e rugiada, giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare, e avrai carezze per parlare con i cani, e
mondo ti fermerai sognando. Amato mai abbastanza. Se amore, 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 amore. Ma che bello avrai di Baglioni, ma sai che è una delle mie canzoni preferite, l'ho cantata lì con te tutto il tempo, tutto il tempo. Germana, Germana, vieni pure. Bene, a te devo fare una domanda un po' particolare. Allora, come si chiama il brano che ci canti? Allora, il brano si chiama Shanti, in effetti non è una parola italiana, viene dal sanscrito ed è molto usata dagli induisti. Io non sto prendendo una posizione religiosa, specifico. Però è nata così la canzone, quando l'avevo composta alla tastiera, era un giorno molto bello, il 30 settembre del 2009, e così mentre appunto suonavo la tastiera ho composto questa canzone suonando cantando sopra la melodia. Sì. E praticamente è un invito a innanzitutto riflettere un momento sulla propria vita e poi a capire che fondamentalmente la pace la creiamo in noi per poterla poi portare fuori. Questo è il senso della canzone. Quindi Shanti essenzialmente Shanti cosa significa? Pace. Ah, non l'avevo detto, già. Detto il concetto, ma non hai dato il mancava il significato. Significa pace, creiamo la pace in noi, e quindi è un augurio per noi stessi e per chi ci circonda. Bene, allora adesso creiamo un po' di pace e lascio a voi. Non mi fai dire Germana, niente di me, chi sono, di Natale, chi non sono, cosa ho fatto, non mi fa dire niente. Canta la canzone, che perché poi le domande come le fai fatto dopo prima. Dici? Certo, come ho fatto apposta. Prima apposta. Germana di Natale con Shanti.
alla mia vita piango, quando penso alla mia vita rido, se ripenso alla mia vita rimpiango, se ripenso alla mia vita rimpiango. Ma sai che si è creata veramente una situazione di pace? Scusa, non ho sentito. Si è creata veramente una situazione di pace, vieni Luanda, vieni. Mi fa piacere, lo sì. Dicevano anche gli arrangiatori. Sì, sì. Dicevano bene. Che succedeva qualcosa. Adesso, parlami di te. Parlami di te. Niente, io appunto, non posso dire dalla culla, ma diciamo dall'infanzia, non sento più niente. Ah, eccoci. Papà mi portava gli strumenti di giocattolo e io li suonavo. Infatti dopo ho cominciato sul serio a suonare batteria, tastiera e pochissima chitarra. Mi sono laureata al Dams Musica, dai e dai, insomma. Alla fine ho preso questa laurea in disciplina arte, musica e spettacolo, ramo musica. E poi ho fatto diverse cose, anche Rai 3, TV, anche Teleambiente, Tele Fantasy, Tele Donna, varie radio, Teatro Parioli in finale, Sanremo Autori tanti anni fa, me lo sono ricordato oggi con Roberto Marzullo, mi stavo sempre, non lo metto nemmeno nel curriculum, me l'ero dimenticato. Insomma, ho fatto diverse cose e ci credo e vado avanti perché penso che potrebbe essere il lavoro della mia vita, forse sono troppo sincera, ma lo penso. È giusto che sia così, bisogna sempre dire quel che si pensa. Bene. Eccoci. Bene, Antonella. Allora, cosa ci canti? La direzione. Parlaci un po' di questa canzone. Allora, questo brano parla dell'amore verso mia madre che non c'è più e della musica che mi ha fatto ritrovare la giusta direzione per andare avanti. Bene, e prima di farti cantare vorrei chiedere qualcosa appunto di te. Sì, dimmi. Parlami di te. Allora, mi chiamo Antonella Rocca, vengo da Carlentini, faccio parte della Star Production Academy con il direttore Roberto Mazzullo da 5 anni e sono felicissima di far parte di questa famiglia che seguo a 360 gradi. Bene, direi un applauso allora. Grazie. Ok, con la direzione Antonella Rocca! Ti ritroverò, scommetto quel che vuoi.
Guardarlo mai, sei la stella mia, che di luce vestirà, quella strada guiderà, seguirò quella tua scia, che da sola mi darà la direzione. Grazie Antonella, veramente bella questa canzone. Grazie, sono emozionatissima. Si vede. Bene, bene, perché quando si è emozionati vuol dire insomma che quel che si fa vuol dire che piace. Questa è la realizzazione del mio sogno. Ci si mette amore. Un applauso. Bene, grazie. Posso ringraziare Antonella. Certo. Quella persona? Vai, vai, ringrazio. Roberto ringrazio. Mazzullo. Un applauso anche a lei. Grazie, anche Danilo Taita, comunque anche Danilo che è anche lui... mi ha portato fin qui, anche lui, anche grazie a lui sono qui. Un applauso anche a Danilo. Grazie a Danilo. Grazie. Grazie. Bene, Antonella, puoi dare il microfono alla nostra Yolanda. Perché Sanremo è Sanremo. Doc. Perché Sanremo è Sanremo. Doc. Perché Sanremo è Sanremo. Doc.